Il lavoro, la ripresa, i giovani e tanto altro al centro della festa della CGIL di Forlì aspettando Facciamo Quadrato, che si è svolta per il secondo anno consecutivo in una sola giornata al Parco Incontro di Via Ribolle. Segnali di ripartenza per l'Emilia Romagna è quanto attestano i dati di Unioncamere. Per quanto riguarda invece il territorio Romagna, a ripartire per prime sono le aziende dedite all'innovazione e all'internazionalizzazione. Facciamo Quadrato, che arriva in un certo senso alla decima edizione, che quest'anno a causa della pandemia non può essere nella formula originale, ma comunque prevede una serie di incontri importanti. Assolutamente sì, abbiamo concentrato in questa decima edizione, che è la seconda di Aspettando Facciamo Quadrato, sperando che la pandemia ci permetta il prossimo anno di tornare nella nostra formula piena, ma ci permette quest'anno comunque di fare tre dibattiti importanti mettendo al centro il mondo del lavoro e dando al territorio un'opportunità di discutere di giovani, di lavoro, di sindacato, di donne, dei temi della disuguaglianza di genere. Credo che quello che sta succedendo in Afghanistan ci dica a tutte e a tutti che quanto sia importante il contributo delle donne, che quando questo viene meno il sistema democratico di un paese, e quindi per quanto noi abbiamo la volontà di lavorare su questi temi, non dobbiamo mai dimenticarci davvero quanto sia importante la parità di genere e l'impegno delle donne nel mondo del lavoro e nella società. E affronteremo questo tema con Susanna Camus e con Maria Cecilia Guerra, sottosegretaria al Ministero dell'Economia e delle Finanze. E ceneremo qui in sicurezza, e questa sera ci sarà l'intervista con Maurizio Landini, intervistato da Tindara Caccetta della redazione del TG3, e con lui davvero affronteremo tanti temi. La previdenza, cosa succederà a fine anno con la fine di quota 100, ci sarà una riforma previdenziale che dia delle risposte soprattutto anche alle giovani generazioni che oggi risposte le attendono con ansia, ci sarà una risposta dal punto di vista fiscale, il tema della giustizia fiscale è un tema che interessa tutte le cittadine e i cittadini, ma anche il lavoro, tanti temi del lavoro, questo tratteremo questa sera. Finiranno le 13 settimane di cassa integrazione Covid, cosa succederà ad ottobre, cosa succederà con la fine del blocco di licenziamenti e anche come verrà applicato questo Green Pass, che pare voglia essere applicato anche nei luoghi di lavoro. Draghi parla di obbligo vaccinale, noi sosteniamo fino in fondo come organizzazioni sindacali l'importanza del vaccino, ma sicuramente il come applicarlo dovrà essere condiviso con le parti sociali, perché sarà importante mettere in garanzia tutta la nostra comunità. Allora possiamo dire che invece è un'edizione zero, perché in questo momento ci sono tante cose che stanno in un certo senso aspettando per ripartire, per ricominciare, per ridefinirsi, no? Quindi tante questioni. Direi assolutamente sì, un'edizione zero, il Covid, la pandemia ha fatto un punto a capo su tanti temi, ma è anche vero che proprio su questi temi, quelli del lavoro, della previdenza, del fisco, forse abbiamo scoperto che c'è tanto da ricostruire e c'è un paese che forse è andato nella direzione sbagliata. Pensiamo a quello che è accaduto in sanità, ci siamo resi conto finalmente, dopo anni che il sindacato lo diceva, dell'importanza di un sistema pubblico universalistico sanitario che dia risposte a tutte le cittadine e i cittadini. Abbiamo perso di vista tutto questo, abbiamo perso di vista l'importanza della scuola, dell'istruzione, abbiamo edifici che devono essere rimessi a norma, abbiamo classi che sono sovraffollate, abbiamo bisogno di migliorare nella qualità di un sistema di istruzione dove oggi le insegnanti e gli insegnanti troppo spesso vengono lasciati soli. C'è davvero un modello che ha radici forti, che sono le radici della nostra democrazia, della nostra Costituzione, ma che negli ultimi anni abbiamo forse perso di vista, perdendo di vista le priorità. Oggi dobbiamo rimettere al centro le priorità, che per noi sono la scuola, la sanità, il lavoro e la giustizia sociale, perché non dimentichiamocelo, in questo paese ci sono 6 milioni di persone che sono povere, sono sotto la soglia di sussistenza e non possono essere lasciate da sole. Parliamo un po' di futuro, quindi dei giovani. Ti ho sentito dire che i giovani sì, ci sono anche all'interno dei sindacati e che sono il 23%. Quindi bisogna investire su di loro. Assolutamente sì, sfatiamo un mito. Non è vero che i giovani non sono iscritti al sindacato. La CGIL, tra i suoi lavoratori attivi, la CGIL di Forlì ha il 23% di giovani iscritti. Le loro iscrizioni però sono volatili, come è volatile il loro luogo di lavoro e il loro contratto di lavoro. A loro noi cerchiamo di dare tante risposte, sono molteplici, dai giovani che hanno contratti con partita IVA, a chi ha le collaborazioni, che è in somministrazione e anche chi è disoccupato, perché ha diritto ad avere un
orientamento nel mondo del lavoro e a capire come inserirsi. Oltre a questo, noi oggi stiamo discutendo anche di un altro punto con questa presentazione della ricerca, che i giovani non sono ciusi o bamboccioni, i giovani cercano lavoro, i giovani studiano, i giovani si impegnano e non possono essere catalogati in un'unica grande fattispecie. E oggi noi vogliamo sfatare questi miti, lo facciamo presentando questa ricerca. Abbiamo fatto 958 questionari, interviste faccia a faccia, uno per uno, abbiamo incontrato i giovani nei loro luoghi di ritrovo, nei pub, nei ristoranti, negli stadi, in tutte le opportunità che abbiamo avuto, e oggi credo che questi dati ci dimostrano che questi ragazzi e queste ragazze hanno diritto ad un futuro e noi dobbiamo consegnarglielo. Attenzione sul mondo del lavoro con questa festa e questo evento della CGIL, ma soprattutto su quello che succederà in questo momento, diciamo post-Covid, tra virgolette. Quindi in che direzione stiamo andando? Deve essere una direzione che al momento è difficile anche solo da immaginare con certezza. Dobbiamo sicuramente fare tesoro di quello che è stata la situazione del Covid, anche per evitare di utilizzare troppo le strumentazioni tecnologiche ed evitare invece questi incontri, come succede anche oggi, dal vivo. Questi sono gli incontri che aiutano a superare le divergenze. Questi sono i momenti in cui, guardandosi negli occhi, si può fare anche un ragionamento, si può esprimere un concetto, si può affrontare una tematica cercando insieme di risolverla, ed è quello che abbiamo voluto fare in sinergia in questi anni. Come provincia ci siamo molto appoggiati in tante occasioni al confronto, al dialogo con le associazioni sindacali, abbiamo sviluppato anche dei progetti importantissimi che riguardano i settori del mondo del lavoro, l'equiparanza di genere e tutto quello che riguarda anche la legalità, e evitare il più possibile che ci siano anche nei nostri territori infiltrazioni di carattere mafioso. Quindi tutto quello che stiamo facendo oggi è un ricordare quelle che sono le nostre buone pratiche di dialogo, di ascolto, di incontro dal vivo, e cercare insieme di superare i problemi che arriveranno, che sicuramente saranno alla nostra attenzione di qui ai prossimi mesi, ed insieme però con queste buone practice, come si diceva una volta, con queste buone pratiche, si risolveranno e si affronteranno con la dovuta attenzione insieme. Lei ha parlato anche di buona politica, di un ritorno alla buona politica. La buona politica è essenziale. Troppe volte vediamo degli esempi dai più piccoli territori ai più grandi dove la buona politica è assente. Buona politica significa dialogare, significa stare insieme e cercare di massimizzare tutto quello che è il nostro valore e i nostri valori condivisi, superando le divergenze, mantenendo un equilibrio anche nel rapporto gli uni con gli altri e avendo insieme anche un grande rispetto, cosa che io per primo in questi anni ho voluto fare mia. Le amministrazioni di centrodestra, per prendere il riferimento all'esatto opposto di quello che è stata la mia amministrazione di centrosinistra, hanno sempre trovato in me un interlocutore sincero, valido e aperto al dialogo e anche all'aiuto reciproco, soprattutto in questo momento di difficoltà. Sindaco, tra i tanti argomenti che verranno trattati in questa giornata c'è anche quello della ripartenza, cioè quello che succederà da qua in avanti. Cosa succederà appunto per quello che riguarda il comune di Forlì? Quali sono i piani, gli obiettivi per il prossimo futuro? Beh, il primo obiettivo che abbiamo tutti è un obiettivo di carattere generale: portare i nostri ragazzi tutti a scuola in presenza. Questo credo sia l'obiettivo che condividiamo con il mondo del lavoro, ma con tutte le famiglie forlivesi. Poi abbiamo un obiettivo di consolidare la ripresa, che è tangibile, di aiutare il mondo delle imprese a superare il momento difficile, e questo lo facciamo facendo squadra. Io anche in questa circostanza ho ribadito il valore di rapportarci col mondo sindacale, col mondo datoriale, per trovare la quadra assieme di come mantenere una situazione tutto sommato buona nel nostro territorio, ma anche di aumentare le capacità attrattive, le capacità di lavoro della nostra realtà territoriale. La questione adesso è la sicurezza, quindi il Green Pass, e uscire da questa pandemia. Come si sta muovendo il Comune di Forlì? Beh, il Comune di Forlì ha come obbligo quello di seguire le regole che esistono. Io personalmente sono convinto che il Green Pass abbia avuto un valore, abbia un valore, che la sicurezza sia un valore assoluto da condividere, e quindi uscendo da quelle che sono le
le divisioni che in maniera anche artificiosa si creano su questo tema, noi dobbiamo essere consapevoli che da questa realtà si esce con la vaccinazione. Quindi tutto quello che porta ad aumentare le vaccinazioni credo sia nell'interesse generale. La pandemia ha fatto venire fuori alcune fragilità, tra le quali anche il lavoro femminile. Sono state le donne quelle a soffrire maggiormente di questa situazione. Cosa si sta facendo in questo momento per aiutare le donne a rientrare nel mondo del lavoro ed essere più forti e anche più competitive? Beh, devo dire che per il momento si sta facendo poco e questo è uno dei problemi che abbiamo, perché le donne hanno pagato un prezzo altissimo sia in termini di disoccupazione, di perdita dei posti di lavoro, ma anche in termini di aumento del doppio lavoro, del carico del lavoro di cura. È come se la pandemia invece sia stata un'occasione per condividere, sia stata in realtà ancora un'occasione in cui si è scaricato sulle donne gran parte del peso di una situazione oggettivamente molto, molto difficile e molto complicata come quella della pandemia. E questo ovviamente determina molta attesa rispetto a che cosa determinerà il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, che è stato presentato come un piano attento ai temi delle politiche di genere, del lavoro delle donne, all'idea dell'analisi di impatto ex ante, affinché tutti i provvedimenti non avessero conseguenze negative. Però ci pare che, come dire, dopo queste parole in realtà non si stiano facendo concretamente molte cose. Penso per esempio al bando che è stato fatto sugli asili nido, che sicuramente sono uno strumento sia di possibile occupazione per le donne, sia di condivisione appunto del lavoro di cura, della responsabilità dei figli, eppure quel bando è fatto con caratteristiche tali che rischia di dare effetti solo dove già c'è una buona copertura e non invece dove le donne sono come dire, in grande difficoltà e solitudine rispetto ai problemi. Quindi bisogna che dalle parole, dall'affermazione che c'erano impegni, lo si faccia concretamente. Noi attendiamo per esempio la verifica di questa cosiddetta gender procurement, di questa norma che prevede che l'occupazione che deriva dagli appalti derivanti dalle risorse del PNRR abbiano quote di assunzioni che siano vincolate alle donne e vincolate ai giovani, e credo che lì andrà il chiarimento se c'è davvero una volontà di cambiare stagione oppure no. Altre proposte che il sindacato avanza al governo in questo specifico momento? Beh, io penso che il sindacato sta chiedendo che il confronto sul PNRR, sulle scelte, perché poi ormai ci stiamo avvicinando alla presentazione della legge di bilancio, quindi anche alle coerenze tra piano nazionale e politiche di bilancio, guardino innanzitutto a quelle che possiamo definire l'insieme delle politiche industriali, perché indubbiamente c'è un rischio nelle scelte del PNRR che mette molte risorse ma non dice che cosa produrre. Solo detta un po' semplificata, ma in realtà c'è un rischio che digitalizzazione e le stesse scelte ambientali diventino tutte grandi acquisti di tecnologie e produzioni e non lascino invece un'innovazione effettiva dei cicli produttivi, dei processi produttivi, ma soprattutto dei prodotti, e quindi in realtà chiediamo lavoro. Un importante incontro è stato dedicato a quello che è il mondo dei giovani e il loro spazio nel mondo del lavoro. Intanto per quanto riguarda l'Emilia Romagna, che è la zona di sua competenza, come sono messi i giovani e cosa ci si aspetta per il prossimo futuro, anche in base a quello che sta succedendo adesso, quindi che ha dimostrato la fragilità di questo lavoro giovanile. Allora, intanto noi in questo momento stiamo assistendo a una discreta reazione dal punto di vista dell'andamento occupazionale, e questo intanto già di per sé è un fatto positivo, non era scontato. Io credo che rappresenti un elemento di reattività del sistema Emilia-Romagna, e il sindacato è parte di questo sistema. Dopodiché abbiamo dei problemi, perché la gran parte del lavoro che si sta sviluppando e che si sta creando continua ad essere precario, continua ad essere a tempo determinato, scarsamente retribuito, e spesso non consente di garantire né la serenità né una vita dignitosa, in particolar modo le lavoratrici e i lavoratori giovani.
Io credo però che noi abbiamo bisogno di fare un salto di qualità, sia dal punto di vista contrattuale, sia dal punto di vista istituzionale, perché stiamo assistendo anche a un altro fenomeno che è preoccupante, ma ha in sé una parte di risposte ai problemi che ci sono. E ci sono tante imprese che hanno bisogno di professionalità elevate, in particolar modo tecniche, e che fanno fatica a trovarle. Quindi questo significa che laddove ci fosse un sistema di istruzione e di formazione e un sistema di politiche attive in grado di formare o di riprofessionalizzare lavoratrici e lavoratori, probabilmente saremmo in grado di stabilizzare già le condizioni date una parte significativa di quell'occupazione. Il resto però dipende dalla volontà che questo governo e questo Parlamento avranno di affrontare il tema della ripresa di questo Paese anche attraverso le risorse che arriveranno dall'Europa per creare una condizione di lavoro che abbia in sé più diritti, più garanzie, in modo che ciascuno possa cominciare a guardare con maggiore ottimismo al futuro. Il lavoro femminile al centro del dibattito, la pandemia ha reso ancora più difficile la situazione lavorativa delle donne. Cosa si sta facendo a livello nazionale per andare incontro a questa situazione e un po' agevolare quello che è anche la conciliazione del tempo del lavoro e il tempo della famiglia della donna? Sicuramente la situazione è molto difficile, vediamo che c'è una ripresa dell'occupazione che però per quanto riguarda il mondo femminile è ancora una volta in larga parte una ripresa di lavoro a tempo determinato, quindi lavoro precario eccetera. La scommessa grossa che sta facendo questo paese è sul PNRR, attraverso il PNRR noi possiamo incidere significativamente sull'occupazione femminile, in particolare in due modi, investendo su servizi di cura, quindi le politiche per la sanità, gli asili nidi, il tempo pieno, ma anche la formazione e l'istruzione potranno avere un effetto positivo sull'occupazione femminile, sia riducendo il tempo che le donne sono costrette, visto anche la grossa sperequazione e inattività sotto questo profilo dei nostri compagni maschi, potranno dicevo dedicare meno tempo al lavoro di cura perché ci saranno più servizi e potranno a loro volta essere assunte in questi servizi come lavoro di qualità, superando questa precarizzazione e dequalificazione del lavoro femminile, che è sicuramente una piaga del nostro paese. Nel nostro paese c'è ancora un importante gap per quanto riguarda la retribuzione tra uomini e donne. C'è un modo di, diciamo, renderlo alla pari in qualche modo? Bisogna agire sotto due profili, un profilo rispetto al quale ci sono proposte di legge in Parlamento che dovrebbero ormai arrivare a compimento, che riguarda la trasparenza delle politiche retributive, soprattutto seguite dalle imprese di una certa dimensione, perché sia evidente a tutti se vengono o non vengono praticate politiche discriminatorie, soprattutto per quanto riguarda le carriere o l'accesso a segmenti che danno integrazioni salariali come lo straordinario, le missioni e quant'altro. Poi c'è un problema molto più importante, che il gap salariale è determinato molto spesso dal fatto che le donne lavorano un numero di ore inferiore, cioè sono confinate in un part time che sappiamo essere per la stragrande maggioranza dei casi un part time involontario. Quindi le donne entrano come segmento debole sul mercato del lavoro perché sono più condizionate ad accettare un lavoro vicino a casa, un lavoro che concili con le possibilità di portare i bimbi a scuola, dove devono essere portati, accudirli, perché appunto non c'è condivisione di questi temi a livello familiare e perché non ci sono servizi sufficienti. Il lavoro di cura viene considerato un tema solo delle donne, che ricade solo sulle spalle delle donne, non è giusto, non fa funzionare bene né la nostra economia né la nostra società, è ora di cambiare. Il tema di questa serata è ricostruire l'Italia per il futuro con la centralità del lavoro. Quindi quali sono le richieste, le linee che dovrebbe seguire il governo secondo lei in questo momento per raggiungere questo obiettivo? Beh, intanto bisogna creare un lavoro stabile, non precario, che abbia dei diritti, e quindi è il momento di fare investimenti che vadano in questa direzione, rivolti in particolare ai giovani e alle donne, e in questo vuol dire una politica economica e sociale che davvero costruisca quelle filiere produttive che non abbiamo e che metta al centro l'ambiente, la salute e la sicurezza delle persone. Questo è un momento cruciale perché un po' si sta ricostruendo la ripartenza.
Sì, ma è proprio il momento di cambiare le cose sbagliate fatte in questi anni. E una delle cose sbagliate è aver fatto troppo precarietà, aver ridotto i diritti, aver messo in competizione i lavoratori tra di loro, pensiamo appalti, subappalti, finta appalti. Quindi è chiaro che c'è bisogno di indicare una strada che faccia delle riforme profonde, dalla riforma fiscale alla riforma delle pensioni, alla scelta di investire sulla salute e sulla sicurezza. E quindi in questo noi stiamo chiedendo che il governo coinvolga i lavoratori, le lavoratrici, il mondo del lavoro per cambiare le politiche sbagliate fatte in questi anni. Green Pass per entrare in azienda, come la vede il sindacato? Ma noi pensiamo che di fronte a quello che sta succedendo il governo dovrebbe fare un atto, come dice la Costituzione, e rendere obbligatorio la vaccinazione, perché questa è la vera lotta che si deve fare nei confronti del virus, e credo che questa è la cosa che deve essere fatta in Italia e nel mondo, sospendendo anche i brevetti e rendendo gratuito il vaccino. Dalle altre parti il Green Pass è un'altra cosa, non rende obbligatorio il vaccino, e dall'altra parte credo che non è il momento di creare delle divisioni, ma è il momento di creare un consenso che metta al centro la tutela, la salute e la sicurezza delle persone.